Bene, passiamo avanti con, ecco, Cars motori ruggenti. Cars motori ruggenti, questa hitam è qui, non ve la devo far vedere. Quindi insomma, Cars 1 mi è piaciuto abbastanza, dai. Primo l'ho amato. L'ho amato, l'ho visto almeno 5-6 volte con il DVD. Queste macchine che hanno, diciamo, una personalità. Seita McQueen è la protagonista ed è una macchina da corsa. Mentre sta viaggiando per andare ad una gara, insomma, si perde, che insomma, si stava addormentando nel camion dove veniva trasportata. E insomma, esce di strada, si ritrova in questa cittadina. La mattina dopo, che mi sembra si chiami Radiator Springs, che è questa cittadina appunto di macchine lungo la Route 66. Per caso qui conosce quindi le macchine, conosce poi questo carro attrezzi che diventerà poi il suo migliore amico nel film, Cricchetto. Questo film è considerato forse uno dei peggiori della Disney Pixar, perché questo è veramente adatto a un pubblico molto più giovanile, quindi di bambini, di ragazzetti. Un adulto forse questo non lo apprezza più di tanto, a meno che non gli piacciono le macchine magari o cose del genere. Però è bello, c'è un po' da fare, almeno il primo Cars è veramente bello. Poi parlerò dopo del secondo, che tra l'altro non mi ricordo per niente, quindi farò una figuretta un po' così. Passiamo all'ottavo film del 2007, Ratatouille. E qui vi faccio vedere una cosa importante di Ratatouille. Quanto mi sto sputtanando in questo video voi non ne avete neanche un'idea. C'è stato un periodo della mia vita in cui guardavo questo film la sera prima di cena per farmi venire fame, perché... Però effettivamente è vero, cioè venivano rappresentati questi piatti così belli, perché comunque sono cose finte, del cartone animato si può fare di tutto, no? Così belle, così che a me mi veniva fame a vedere questo film. Ratatouille mi ha fatto venire fame. Ma a parte quello, il fatto di farmi venire fame, è proprio bella la storia, è proprio bello il protagonista che ha questa passione del cucinare, questo topo. Il padre gli dice in tutti i modi che non deve cucinare, e lui però si ritrova poi al ristorante suo preferito da gusto, incontra questo lavapiatti che è Linguini, e insieme insomma si rendono conto che possono lavorare insieme. Si nasconde sulla sua testa e gli fa fare tutte le cose mentre gli tira i capelli. Tutti i personaggi che sono rappresentati in Ratatouille hanno delle sfaccettature davvero belle. Poi amo tutta l'ambientazione di Ratatouille, ovvero siamo in Francia, si vede Parigi dall'alto, questa città incantevole che io la descrivo così, ma non ci sono mai stato, ma mi piacerebbe tanto andare anche lì. Ma sono film che c'è una fantasia innata, degli artisti meravigliosi. La Pixar io veramente ci vedo, ci stravedo, io la Pixar l'adoro. Film successivo di Ratatouille, arriviamo a Wall-E. Wall-E ho il DVD e avevo anche il robottino Wall-E, però ora mi sembra che sia capitato in garage per qualche cosa. Wall-E, uno di quei film Pixar che ho visto meno. Perché fondamentalmente? Perché l'ho visto sicuramente una volta al cinema, e poi dato che ho il DVD almeno un'altra volta nel DVD l'avrò rivisto sicuramente, ma non sono mai riuscito a vederlo più di una volta, perché comunque è un film molto malinconico, molto triste in qualche modo. È un capolavoro dell'animazione drammatica probabilmente, ma è davvero un capolavoro. Parla di questo robottino, mi sembra sia ambientato nel futuro il film, ma non vorrei dire una cagata, quindi prendetela con le pinze questa cosa. Ambientato nel futuro, c'è questo robottino che ha il compito di pulire la città, di pulire il mondo dai rifiuti dalla discarica, ed è completamente solo, però è un robottino di un'intelligenza veramente notevole. Cosa succede? Un giorno arriva questa navicella spaziale, lasciano su questo pianeta per un po' di giorni anche questa Eve, che è questa robottina bianca. E quindi abbiamo Wall-E, il nostro protagonista, che si invaghisce della robottina bianca fondamentalmente. E quando poi questa robottina, se mi ricordo bene, viene riportata su questa navicella spaziale per essere portata via, Wall-E fa di tutto per salire su questa navicella spaziale, ci sale per cercare Eve in tutti i modi. Quindi è anche una storia d'amore. E lo dovrei rivedere, magari lo rivedrò prima o poi. È veramente un gran bel film. Sono tutti film, cioè, ti entrano nel cuore questi film. Io veramente non ce l'ho mai fatta rivederlo, proprio perché mi ricordo che al cinema stavo quasi per piangere, quindi c'è un po' un ricordo così. Però gran bel film. E poi passiamo a... io più che guardo la lista e più che mi rendo conto che davvero... Cioè, che bellezze, che bellezze, che bellezze. Arriviamo al 2009.
ha bisogno di spiegazioni. Up credo sia davvero uno dei film più belli che la Pixar abbia mai realizzato. Ci sono quei minuti iniziali che lo so che lo dicono tutti, tutti quelli che hanno recensito su internet Up lo dicono, c'è un motivo e questo motivo è che è vero. Ci sono quei 10 minuti iniziali senza battute, solo con una colonna sonora in sottofondo dove viene raccontata la storia d'amore tra Carl, il protagonista anziano, e Ellie, che è sua moglie, insomma, e tutta la vita insieme dal matrimonio fino alla morte di lei, che è veramente da Oscar. Up cosa racconta? Quindi la storia di questi bambini che crescono insieme. Lui, Carl, fa una promessa a Ellie, sua moglie, ovvero che l'avrebbe portata un giorno su queste cascate paradiso. Lei muore prima e quindi non ce la porterà mai e decide insomma alla fine di portare la intera casa che insieme si erano costruiti, che si erano fatti, dato che Carl è un venditore di palloncini, monta tutti questi palloncini su questa casa e fa fluttuare in aria. E poi c'è questo bambino degli scout. Russell diventa quasi il bambino che Carl e Ellie non sono mai riusciti ad avere nella vita. Una storia davvero toccante, bella. Passiamo a Toy Story 3, La Grande Fuga. Eccolo qua, Toy Story 3 2010, La Grande Fuga. Non lo paragono al primo perché il primo è l'apice, va bene, però a me è piaciuto quasi quanto il primo, devo essere sincero. Toy Story 3 è veramente bello. Cosa racconta? Racconta di Andy, che ormai è cresciuto e che quindi decide di dare i suoi giocattoli a un asilo. E lì quindi i giocattoli cosa fanno? Incontrano altri giocattoli e incontrano tutti i giocattoli di questo asilo. Quindi c'è Barbie e Ken, l'orso Lozzo. La fine del terzo è veramente toccante e te tu dici: è finita un'era, è finita così l'era dei giocattoli, di sue storie, della saga. Poi no, in realtà quando 2 anni fa è stato annunciato anche il quarto di sue storie, che io non vedo l'ora di vedere, che uscirà nel 2019 mi sembra. Arriviamo quindi ad un altro sequel, esatto, che è Cars 2, di cui non ho il DVD ma che ho visto e di cui, lo dicevo prima, non mi ricordo cosa succede, a parte che racconta di spie, spionaggio. Quindi Cars 2 lo rivedrò presto, perdonatemi per questa cosa. Ribelle the Brave, ecco, Ribelle the Brave del 2012, racconta di questa ragazza, Merida, che non vuole fare la principessa, che è una combattente, vuole cambiare il suo destino. Cambiando il suo destino fa veramente un casino, perché va in un bosco seguendo i fuochi fatui, trova questa strega che fa un incantesimo per cambiare il suo destino. Fatto sta che cambiando il suo destino ci rimette in qualche modo la madre, perché viene trasformata in un orso. Il padre voleva uccidere in tutti i modi l'orso perché gli aveva portato via una gamba, e la madre viene scambiata per quell'orso, insomma, e quindi lei dovrà fare di tutto per proteggere la madre, per proteggere appunto poi anche tutto il regno. È un bel film d'animazione, non lo vedo come uno dei più belli della Pixar, secondo me ne hanno fatti di molto più belli sicuramente. Poi arriviamo al 2013 con Monsters University. Ecco, Monsters University, riprendiamo di nuovo il nostro amico Sully. Monsters University cosa è? Sarebbe il sequel, nonché però meglio il prequel, di Monsters & Co. Racconta la storia di Mike e Sully, di come si sono conosciuti, di dove si sono conosciuti, quindi all'università fondamentalmente, a studiare insieme per diventare mostri. E quindi parla di questa, prima di questa disputa che c'è tra i due, perché non sono diventati subito amici, anzi all'inizio prima si odiavano e anzi si facevano anche dispetti tra di loro, fino poi a diventare amici via via che si va avanti con il film, diventando amici e a capire come mai diventano amici, a fare lavoro di squadra per poi vincere il torneo scolastico della Monsters University, insomma. Sì, film carino, anche questo sicuramente non uno dei più belli della Pixar, non ti entra nel cuore come ti può entrare un Wall-E, come ti può entrare un Up, come ti può entrare un Toy Story 3, ecco, secondo me.